Qual è il modello che propone Wallace per l'elaborazione della creatività? Cioè un modello proprio per andare a vedere quello che è il processo creativo. Intanto Wallace è stato un grande studioso che tra i primi ha proprio preso in considerazione questo discorso della creatività e cercato di elaborare un modello tutto suo diviso in quattro fasi. Ne ha stabilite quattro, adesso cerchiamo di andarle a vedere tutte quante. La prima è la fase di preparazione ed è la fase nella quale l'individuo, il soggetto, viene a conoscenza di una determinata questione, di un determinato problema che necessita una soluzione. Si passa alla seconda fase, che è quella dell'incubazione. In questa fase, mentre la persona vive la sua vita quotidiana, il problema rimane nell'inconscio di questa persona. Quindi lui continua a fare le sue attività, ma il problema resta in stand-by. Si passa poi alla terza fase, che viene detta insight o illuminazione. Improvvisamente, mentre vive la sua vita quotidiana, fa le sue faccende, la persona ha appunto questa illuminazione, questa intuizione improvvisa di soluzione al problema. Quindi è come se il problema dal lato inconsapevole, dall'inconscio della persona, emergesse al suo conscio, quindi alla sua parte consapevole. Infine c'è la parte della verifica, nella quale il soggetto stesso dovrà verificare se questa intuizione che ha avuto nella fase precedente può essere la soluzione migliore per il problema.